Benvenuti Logistics and Analytics Italia. In questo video con GeoGebra, un programma open source, dimostreremo il teorema che dice che gli angoli interni di un triangolo sono supplementari, vale a dire la loro somma equivale a 180 gradi. Come sempre in GeoGebra scegliamo di visualizzare la griglia e scegliamo l'opzione vincola griglia snap to grid nella versione inglese. Disegniamo immediatamente un triangolo con lo strumento poligono e ricordiamo che in GeoGebra è meglio disegnare le figure piane in senso antiorario, in questo senso qua, perché quando si desidera visualizzare gli angoli interni di una figura piana scegliendo lo strumento angolo e doppio cliccando all'interno della figura piana, se la figura piana è stata costruita in senso antiorario, GeoGebra visualizzerà gli angoli interni. Se la figura piana viene disegnata in senso orario, visualizzerà gli angoli esterni. Facciamo una prova, lo proviamo subito. Vedete, io adesso sto costruendo invece un triangolo in senso orario e chiederò come prima con lo strumento angolo di visualizzare gli angoli. Vedete, con il doppio clic in questo caso invece mi dà gli angoli esterni. Vedete, invece che gli angoli interni. Quindi ricordiamo la regola per avere gli angoli interni con il doppio clic dello strumento angolo, bisogna disegnare le figure in senso antiorario. Per avere gli angoli esterni in senso orario, con il tasto destro facciamo un'area di selezione e cancelliamo questa figura che non ci serve. Noi dobbiamo avere la prova con GeoGebra che la somma di questi angoli è effettivamente 180 gradi. Noi lo facciamo disegnando subito un quarto angolo con lo strumento angolo di data misura, indicando i primi due punti. GeoGebra ci chiederà l'angolo per il terzo punto, ma invece di dare un angolo numerico, noi scegliendo in questo piccolo pannello faremo che alfa più beta più gamma costituirà il nostro parametro. Invece di 45 gradi sarà la somma degli angoli alfa, beta e gamma per vedere qual è la somma. Vedete che ci indica immediatamente GeoGebra che la somma degli angoli interni di un triangolo equivale a 180 gradi, non importa quale tipologia di triangolo sia, anche se è un triangolo con un lato da 90 gradi o differenti triangoli, è sempre la somma 180 gradi. Questo teorema dice anche che se invece di essere un triangolo si tratta di un quadrilatero iscritto in una circonferenza, iscrivibile in una circonferenza, saranno gli angoli opposti ad avere una somma equivalente a 180 gradi. Proviamolo subito. Noi prendiamo questo triangolo e poi tracciamo un punto medio. Scegliamo lo strumento punto medio di un segmento, per esempio del segmento B, quindi della retta AC, e poi facciamo una simmetria di tutta la figura con punto centrale, cliccando prima al centro della figura e poi rispetto al punto per creare un quadrilatero. Abbiamo semplicemente utilizzato lo strumento simmetria centrale cliccando la figura piana e poi cliccando il punto rispetto a quale renderla simmetrica. Questo per creare al volo un quadrilatero. Sempre con lo strumento angolo, doppio clicchiamo in questo nuovo triangolo e evidenziamo gli angoli interni. Noi adesso vogliamo dimostrare che effettivamente quando un quadrilatero è iscrivibile in un cerchio sono gli angoli opposti ad essere supplementari. Quindi noi prendiamo questo quadrilatero, scegliamo lo strumento circonferenza da un punto, scegliamo il centro e andiamo ad intersecare con lo snap to grid uno dei punti del quadrilatero. E dopo, sempre con la freccetta, forziamo il quadrilatero a essere interno al cerchio. Come vedete, si vede immediatamente gli angoli opposti sono supplementari, 90-90 fa 180 gradi. Facciamo la somma di questi angoli qua, chiamiamo in causa la calcolatrice, facciamo 33,69 più 56,31 equivale a 90, e quindi 33,69, 56,31 equivale a 90. Quindi si è dimostrato che se un quadrilatero è iscrivibile in un cerchio ha gli angoli opposti supplementari, cioè la loro somma fa 90 gradi, ma se, fa 180 gradi, chiedo scusa, ma senza chiamare in causa un rettangolo perfetto, noi possiamo con il tasto destro selezionare, cancellare questa figura e vediamo correttamente l'angolo qui torna a 0 e fare un quadrilatero meno preciso. Ad esempio, prendiamo lo strumento poligono e segniamo un quadrilatero
sempre che abbiano snap to grid con una forma un pochino strana. Vedete, se noi adesso scegliamo lo strumento angolo, doppio clicchiamo, la somma di questi angoli deve venire 180, vedete? 135, 45 fa 180, 104, 75, 96 fa 180. Questo abbiamo dimostrato che sia la somma degli angoli interni di un triangolo equivale a 180 gradi, sono supplementari, sia gli angoli opposti, la somma degli angoli opposti di un quadrilatero iscrivibile in un cerchio. Grazie per aver visto questo video, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.